Momenti di terrore durante la registrazione dell'ultima puntata di Amici. Una ballerina si è fatta male mentre si esibiva. Paura durante la registrazione della prossima puntata serale di Amici. È accaduto l'impensabile. Una ballerina ha avuto un incidente proprio nel corso dell'esibizione. È stata costretta a interrompersi ed è stata soccorsa. Secondo le anticipazioni, pare proprio che la puntata che andrà in onda il prossimo 6 aprile sarà ricca di colpi di scena, tra eliminazioni, guanti di sfide e chi ne ha più ne metta. C'è stato anche un incidente. Incidente per una ballerina ad Amici. Cosa è successo? La puntata di Amici che andrà in onda il 6 aprile alle ore 21:30 su Canale 5 è stata registrata nella giornata di giovedì e, secondo le anticipazioni, pare che una ballerina abbia avuto un lieve incidente durante l'esibizione. Si tratta di Gaia che proprio mentre si esibiva è stata costretta a interrompersi perché le è entrata una scheggia nel piede. Un imprevisto spiacevole per una ballerina. La allieva, infatti, si è fermata e solo dopo che le è stata tolta la spina ha proseguito con lo spettacolo. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Sembrerebbe che ci sia stata una concorrente che ha pianto per tutta la puntata, Lucia. Come riportato dalle anticipazioni, a parte le esibizioni, nella prossima puntata accadrà davvero di tutto. Da quando è iniziato il serale sono già 4 gli allievi che hanno dovuto lasciare il serale. Eil, Kumo, Nicolas e Giovanni. Soltanto la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi non ha avuto eliminazioni. Dalla prossima puntata, quella che andrà in onda il 6 aprile, pare sia prevista una singola eliminazione e non più la doppia. Mentre non sono mancati litigi tra insegnanti, discussioni con gli allievi e quant'altro, come ospite speciale per questo appuntamento è arrivato Tananai. Il cantante si è esibito con il suo nuovo singolo, Veleno. E, stata poi la volta di Barbara Foria, intervenuta come ospite comica. Come abbiamo detto, a partire da questa puntata ci sarà una singola eliminazione. Per questa volta a sfidarsi al ballottaggio sono state Lucia e Sofia. Sembrerebbe che la prima sia una delle favorite ad arrivare in finale. Come è noto, l'eliminato sarà reso noto solo nel corso della puntata di sabato. Maria De Filippi comunicherà il nome in cassetta ai concorrenti al termine della puntata. Per sapere chi lascerà il programma, dunque, bisognerà attendere l'appuntamento in prima serata.